mancano 4 giri al termine. Vediamo se Marquez nella parte guidata rompe gli indugi e prova a passare Andrea Dovizioso, perché sta tornando sotto anche Lorenzo. 1.56.8 per Dovi, 1.56.9 sia Marquez che Lorenzo hanno fatto tutti e tre il miglior tempo. Il miglior tempo personale finora in gara. Quindi tutti e tre stanno iniziando a tirare seriamente, hanno gestito le gomme tutti e tre, adesso bisognerà vedere chi le ha gestite meglio, ma attenzione perché adesso Marquez è in un panino, lui fa la fetta di mortadella fra due fette di pane che sono rosse, sono le due Ducati, Dovizioso davanti, Jorge e Lorenzo dietro, la Honda di Marquez in mezzo. Vediamo un po' Marquez che sembra effettivamente al limite, ma al limite lo è pure Andrea Dovizioso, che in uscita di curva inizia a soffrire di sbacchettamenti, ma l'abbiamo detto, iniziano ad aprire di più il gas i primi tre, tant'è che gli altri due, ovvero Crutchlow e Valentino Rossi, adesso si stanno staccando. Signori, mancano 4 giri al termine, adesso bisogna vedere chi ha mantenuto meglio le gomme. Attenzione a Lorenzo su Marquez, Lorenzo si infila dentro e Marquez si ritrova terzo e Lorenzo si ritrova primo perché si beve anche Dovizioso che ripassa. E attenzione perché adesso iniziano i fuochi d'artificio, mancano 3 giri al termine, Dovizioso, Lorenzo e Marquez, doppio sorpasso, prima di Lorenzo su Marquez e poi di Lorenzo su Dovizioso, che ha risposto e è andato a riprendere la testa della corsa. Lorenzo è quello che ha amministrato di più, però bisogna vedere se per tornare sotto, afforzando di più, ha consumato di più. Ma qui mancano 3 giri al termine, è ufficiale, Marquez non ne aveva di più, non stava facendo il gatto lo stava facendo Lorenzo, che ripassa Dovizioso, che si rinfila dentro e va a riprendersi la prima posizione, e Marquez è sempre in terza. Mancano 2 giri e mezzo e fra poco 2, perché meno di 2 giri e mezzo passano davanti alla nostra postazione Dovizioso. 1.56.8, 1.56.8 Lorenzo, 1.56.9 Marquez, hanno lo stesso passo, mancano poco meno di 2 giri. Marquez adesso va a prendersi la scia di Jorge Lorenzo e adesso proverà a passare Lorenzo. Se Marquez vuole vincere questo Gran Premio deve rompere gli indugi, però a quanto pare non ne ha più delle Ducati, e quindi gran gara comunque sia delle moto di Borgo Panigale. Attenzione a Lorenzo, va a infilare all'interno Dovizioso, e Dovizioso come prima si rinfila all'interno grazie all'incrocio delle traiettorie. Fra Dovizioso e Lorenzo ci sono stati almeno 3 sorpassi e controsorpassi, il primo sorpasso vediamo che non del maiocchino e la risposta è quello che speriamo tutti, che non combinino patatrack i due, anche perché poi la rivalità all'interno del box Ducati si è fatta accesa, fra Lorenzo e Dovizioso si mandano frecciatine, anzi anche frecciatone a distanza. Speriamo che non combinino nulla di grave, anche perché Borgo Panigale potrebbe andare a piazzare una doppietta davanti alla Honda, e insomma signori, qui sarebbe un gran risultato per la moto di Borgo Panigale, che guida la gara fin dall'inizio con Andrea Dovizioso, che ha Lorenzo negli scarichi. Lorenzo si fa vedere continuamente da Dovizioso per dargli fastidio, adesso prova a rinfilarsi all'interno ma chiude la porta Dovizioso in una curva a destra. Marquez è sempre lì che prova a non perdere la scia di Lorenzo, adesso Lorenzo deve aver compiuto un minimo di errore perché Marquez lo affianca in una curva a sinistra, ma Lorenzo poi nel successivo cambio di traiettoria a destra si rimette in seconda posizione, era stato affiancato. Inizia l'ultimo giro con Andrea Dovizioso in testa davanti a Lorenzo e Marquez. Speriamo che i due spagnoli adesso inizino a battagliare in qualche maniera, rendano la vita meno complicata al forlivese, che se la meriterebbe questa vittoria. Dovizioso sta facendo un garone, a dire il vero se la meritano tutte e tre, perché il garone lo stanno facendo tutti e tre. Attenzione a Marquez su Lorenzo, Marquez infila Lorenzo all'interno a sinistra e poi curva a destra e va a prendersi la scia
di Andrea Dovizioso. Attenzione perché Marquez ha rotto gli indugi, non ne ha più dei due Ducatissi, ma questa è la parte del tracciato dove può fare la differenza. Ma Lorenzo rifila Marquez e si rimette fra lui e Andrea Dovizioso, e adesso è Lorenzo che è negli scarichi del Dovi, ma Marquez non molla e prova a riprendere Lorenzo, e lo ha ripreso e proverà a risuperarlo, e speriamo che la lotta fra i due mandi via Andrea Dovizioso. Lorenzo e Marquez alla caccia di Dovizioso, ma anche a battagliare fra loro stessi. Non finisce è mai. Iniziata la seconda parte dell'ultimo giro, e ti ho letto nel pensiero, perché qui stiamo guardando il monitor con la posizione dei piloti. Hanno iniziato la seconda parte dell'ultimo giro. Marquez sembra staccarsi leggermente da Lorenzo, ma quella è la parte dove la Ducati cammina di più. Adesso ricomincia il tratto guidato con Marquez che tornerà sotto a Dovizioso e Lorenzo. Ci avviciniamo alle ultime curve perché siamo nell'ultimo settore. Gigi Dall'Igna nel box Ducati guarda il monitor come al solito quando è nervoso, con la mano sul suo pizzetto. Marquez sembra accontentarsi, siamo su agli al traguardo. Dovizioso, Lorenzo, Marquez, trionfo Ducati, non vinceva a Pernod da 11 anni con Casey Stoner. Andrea Dovizioso torna alla vittoria dopo Doha, dopo il Qatar, e torna alla vittoria in Repubblica Ceca. Doppietta Ducati davanti a Marc Marquez sull'ultimo gradino del podio. Valentino Rossi riscavalca Crutchlow, si piazza ai piedi del podio. Poi Danilo Petrucci, tre Ducati nelle prime sei posizioni. Grandissima gara di Andrea Dovizioso. Bentornato Andrea, bentornato in testa a tutti. Pole position più vittoria, il fine settimana perfetto di Andrea Dovizioso, che era entrato in crisi dopo Jerez della Frontera, è tornato a vincere. Andrea Dovizioso dopo la vittoria in Qatar, non sarà riaperto il mondiale, però insomma ha battuto il suo compagno di squadra, ha battuto ancora una volta Marquez. È sfiorato la trick, perché il giro veloce, l'ultimo giro è stato giro record per i primi tre, il giro veloce è stato di Lorenzo che ha sfruttato la scia di Andrea Dovizioso.